Il 31 dicembre prossimo scadrà la proroga per la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009. E anche se dal governo nazionale rassicurano su un'altra proroga che ci sarà, il Consiglio Comunale dell'Aquila ha ritenuto opportuno accogliere dopo qualche mese la proposta avanzata dal Partito Democratico per un'assise ad hoc, dalla quale è uscito un ordine del giorno che chiede sostanzialmente una proroga al 31 dicembre ma del 2019 per avviare un'interlocuzione fissa e seria con l'Europa e per portare il de minimis a 500.000 euro. Non potevano essere considerati, dicono tutti, aiuti di Stato. Chiediamo l'apertura di un tavolo fra le autorità italiane e le autorità europee per stabilire le regole d'ingaggio che sottintendono alla decisione finale del 14 agosto 2015, in cui ci è stato detto che la legge che consentiva l'abbattimento al 60% delle tasse con la restituzione in 10 anni per le aziende che non dimostrassero il nesso di causalità fra il danno subito e l'agevolazione percepita sono non legittime. Al Consiglio Comunale hanno partecipato anche sindacati, associazioni di categoria. La questione riguarda circa 300 imprese di L'Aquila e Cratere. Alcune hanno già chiuso, altre lo faranno se non sarà preso un provvedimento, dicono i rappresentanti delle associazioni e i sindacati. Al di fuori, nelle voci di corridoio, tutti ci danno certa questa proroga. I giorni ormai ne mancano pochi, ci aspettiamo da questi incontri delle risposte certe sull'emendamento che dovrebbe essere pronto in Senato per la proroga e quindi dare, se non altro, un altro periodo, un altro anno di lavoro, perché le nostre carte, i nostri danni sicuramente li abbiamo ormai dopo 10 anni, li continuiamo a perpetuare, a riproporre, a tenere pronti, ma la realtà è che oltre questo sicuramente una risposta certa. La proroga che diamo assolutamente per scontata, non voglio neanche pensare al contrario, è una condizione necessaria ma non sufficiente a risolvere il problema, perché da subito bisogna che il governo attivi un confronto con l'Europa, perché per chiudere questa vicenda dobbiamo ottenere l'innalzamento del famoso de minimis a 500.000 euro, altrimenti le conseguenze per l'economia e per il territorio sarebbero davvero molto pesanti.